Partiamo con questo terzo modulo, grazie ai partecipanti che sono venuti anche oggi. In realtà oggi ci spostiamo su una dimensione un pochino diversa rispetto ai due moduli precedenti. Abbiamo parlato degli alberghi diffusi nel primo incontro, nel secondo incontro siamo andati invece ad affrontare il tema dei borghi autentici, quindi quali percorsi una comunità all'interno di un centro storico può compiere per diventare ed entrare dentro la rete dei borghi autentici d'Italia. Oggi invece ci spostiamo su una tematica un pochino più progettuale e la nostra scelta è ricaduta sul Rena. Come vedete dallo schermo, in realtà è saltato l'appuntamento con Michele D'Alena per impegni lavorativi, lo sostituisce via Skype Chiara Galloni, che in realtà è socia di Rena e diciamo, è responsabile del percorso cultura, per di più un percorso avviato proprio con la realizzazione e l'organizzazione del primo Festival delle Comunità del Cambiamento, che si è svolto nel giugno del 2014. In realtà può essere annoverato come il primo festival appunto delle Comunità del Cambiamento. Era strutturato in un modo diciamo di incontro tra cittadini attivi, chi si occupava di innovazione, le pubbliche amministrazioni, che in realtà da una giornata di incontri e teoria, poi si passava nel pomeriggio invece con dei tavoli tecnici che andavano un po' a programmare, a strutturare quello che le comunità possono fare mettendosi insieme. E adesso lascerò la parola a Chiara, che ci introduce in realtà che cos'è Rena, soprattutto in questo periodo è un'associazione in profonda trasformazione, è stato di recente eletto un nuovo direttivo e quindi siamo un po' felici, siamo molto felici di ascoltare quali sono le trasformazioni in corso e soprattutto andremo poi man mano verso il Festival della Comunità del Cambiamento, cercando di cogliere quali sono stati i pregi e i difetti, in modo da poterci proiettare poi verso un'eventuale seconda edizione e se da parte nostra può arrivare anche un contributo per Rena nello sviluppo appunto di un secondo festival, questo credo che sia poi il risultato, l'obiettivo di questo laboratorio. Quindi la mia introduzione finisce qui, lascio subito la parola a Chiara Galloni che inizia il suo intervento. In qualsiasi momento ci sono delle domande, anzi ben venga visto questa formula un po' interattiva che rischia se no di alienarci, possiamo tranquillamente fermarci e poi fare delle domande in modo che riusciamo un po' a strutturare in un modo molto interattivo questo laboratorio. Quindi Chiara, possiamo partire. Sentite? Bene, io a te non ti ho sentito benissimo. Solo delle parole ogni tanto, però direi che ho capito l'introduzione. Sento anche un po' di rientro, però se voi mi sentite bene, io vado avanti. Perfetto. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Volevo iniziare con una domanda, cioè sapere quanti di voi conoscono Giarena. Ho perso la voce, non sento niente. Ok, allora, intanto vi racconto come è nata, nel senso che Rena tecnicamente è nata nel 2007 attraverso l'incontro di un gruppo di amici che si è unita. E ha dato inizialmente questo nome, Rete per l'Eccellenza Nazionale, che come potete percepire era piuttosto altisonante, volutamente altisonante, nel senso che comunque si rivendicava l'esigenza in qualche modo di alzare il livello della conversazione, del dibattito e soprattutto iniziare ad avviare dei processi virtuosi all'interno di determinate tematiche e ambiti di lavoro. E Rena adesso è però oggetto di una profonda trasformazione lei stessa, cioè praticamente questa trasformazione che invoca per il paese,
la sta vivendo anche internamente, nel senso che ha subito, sta subendo un processo di grande apertura e anche quindi di un po' di mutazione genetica, quindi stiamo sempre di più perdendo l'idea un po' di elitarietà connessa al suo nome originario e sempre avviandoci di più verso un nuovo acronimo che è la parola arte, non a caso, dove ogni lettera della parola arte incarna per noi i valori fondanti dell'associazione, ovvero apertura, responsabilità, trasparenza ed equilibrio, valori che in effetti sono sempre stati di Rena, semplicemente stiamo cambiando un po' il punto di vista. Considerate che oggi abbiamo oltre 120 soci di qualsiasi età e provenienza sociale, background educativo e professionale, eccetera, e uniti dalla volontà di interpretare in chiave innovativa, le sfide dell'oggi, innovativa e proprio di trasformazione, di cambiamento di quelle che sono le istanze dell'oggi e soprattutto delle criticità. Rena di base è un'associazione, cioè tecnicamente insomma può essere considerata un'associazione civica, è assolutamente indipendente, animata da cittadini e da organizzazioni, nel senso che come vi spiegherò dopo, oggi Rena ammette anche la partecipazione dei cosiddetti soci collettivi, quindi di organizzazioni e società, non soltanto di singoli individui, che appunto sono uniti dall'interesse a sperimentare politiche innovative, soluzioni innovative, metodi innovativi per creare soluzioni innovative. E in un dialogo continuo, molto serrato, in cui crediamo tra le comunità dal basso e le pubbliche amministrazioni, insomma. In qualche modo Rena si pone un po' da ponte tra queste realtà, che costituiscono poi un ecosistema complesso, ma in cui ognuno deve fare la propria parte. Il metodo di Rena, diciamo che è un po' quello che contraddistingue l'associazione, nel senso che è un metodo molto open e più basato sul porre domande e trovare risposte collettive che formulare risposte internamente all'associazione. Non a caso diciamo, il nuovo claim è proprio intelligenza collettiva al servizio dell'Italia, è il mobilitare le comunità del cambiamento, quindi comunque l'idea di un'arena che agevola, che facilita queste risposte e non che le trova in se stessa. Ed è quello che abbiamo sempre fatto, cioè incontrarci e collaborare con tutti, appunto con tante espressioni del tessuto sociale, quindi dalle associazioni alle imprese, a gruppi informali, alle stesse amministrazioni. L'idea è che se queste comunità, che in qualche modo sono pioniere di fenomeni innovativi e di trasformazione, fossero più in contatto tra loro e fossero soprattutto più in contatto con chi nel paese è ancora vincolato a logiche, diciamo, più conservative, ecco, allora forse questo cambiamento diventerebbe un po' più la regola, diventerebbe un po' più un'onda più ampia, insomma, di quanto ancora non sia in Italia. Diciamo che da sempre Rena ha lavorato su alcuni temi cruciali, nel senso che ci sono quattro ambiti in cui si è sempre posizionata, che sono in senso molto ampio la qualità della democrazia e quindi una democrazia sempre più aperta a nuove idee, alla partecipazione dei cittadini nella definizione, nella co-nazionalizzazione
il co-design, diciamo, di ciò che è bene comune e di come appunto ci si debba relazionare a questo bene comune. Un'idea, un settore sicuramente, cioè un'idea, esatto, più che settore, è proprio quello delle comunità locali e del loro sviluppo e quindi ritenere che i territori dal basso, appunto, dalla base, siano i protagonisti di questo cambiamento e quindi che ci debba essere un lavoro molto concreto appunto, con la base dei territori. Questo poi si sposa anche su quella che è una delle nuove, insomma, non più nuovissime, nel senso che Arena comunque è sempre stata organizzata a livello territoriale, da tempo stanno spuntando le antenne, di cui forse avrete sentito parlare, cioè sono delle sorte di presidi territoriali che abbiamo, che in qualche modo da un lato facilitano l'aggregazione dei vari soci, quindi è chiaro che le persone che aderiscono a Arena hanno possibilità di incontrarsi innanzitutto attraverso le attività della propria antenna di riferimento. Dall'altro, appunto, va nell'ottica di agire direttamente anche sui livelli amministrativi più bassi, insomma, quelli appunto territoriali. Non soltanto quindi a livello governativo, insomma, l'idea è intervenire sul policy making di tutti i livelli. Un altro ambito sicuramente su cui Arena si è sempre focalizzata nelle sue azioni è la formazione strettamente correlata all'individuazione dei talenti, per cui secondo noi investire sull'educazione, sulla conoscenza è prioritario. Per creare opportunità di crescita, per rafforzare le nuove generazioni e anche la cultura del merito, fondamentalmente, che sappiamo che in Italia non è sempre così scontata. Insieme a questo, sicuramente sosteniamo fenomeni di imprenditoria e di start-up in un'ottica chiaramente innovativa, cioè vogliamo intercettare quelle realtà che sicuramente producono sviluppo economico e sociale e in termini chiaramente innovativi. Rena fino a, diciamo, appunto, porta avanti questa doppia logica da un lato di radicamento e di ampliamento delle proprie antenne, dall'altro di progetti. Ci sono dei progetti storicissimi, diciamo. Altri che partono e poi concludono la loro esperienza, e altri che sono chiaramente in rampa di lancio ora. Ora dico, è un'ora che appunto è rappresentata da questa nuova strategia che stiamo avviando proprio in questo periodo e che verrà poi concretizzata attraverso questo nuovo consiglio direttivo che è stato eletto proprio la settimana scorsa all'Assemblea Generale di Roma, ma questo poi ve lo racconto. Intanto mi sentite? Sì, va tutto bene perché io non ho molti feedback, quindi mi sembra ok, vedo dei pollici alzati, quindi suppongo che vada bene. Dicevamo, i progetti. Sicuramente il progetto più storico di Arena è la Summer School, più storico e anche più famoso, è la quarta edizione che si svolge a Matera ogni anno, più o meno sul finire dell'estate. Scusate, siamo alla quarta edizione. Il tema è sempre lo stesso, cioè il buon governo e la cittadinanza responsabile, che viene declinato da diversi docenti ormai storici. Ogni volta prevede un numero elevato di partecipanti, circa un centinaio, e prevede l'attivazione chiaramente di partner locali e nazionali. Insomma, ormai è un momento molto, come dire, storicizzato e importante per l'associazione. E dove poi, diciamo, è anche un po' il bacino dove di recruitment dei nuovi soci di Rena.
perché comunque chiunque decide di andare a Matera a quelle giornate, diciamo che esce molto trasformato rispetto a come ci è entrato i giorni precedenti, non soltanto in termini di professionalizzazione e di, come dire, dall'imparare nuove nozioni, ma proprio anche a livello di esperienza umana e personale, perché potete anche solo immaginare che stare 5 giorni, 5, 6, insomma, adesso i giorni variano tutti insieme a Matera, che è anche un contesto particolarmente, insomma, sicuramente un contesto particolare, beh, insomma, questo cambia molto l'esperienza. Un altro progetto storico che abbiamo in corso, che continuiamo ad avere in corso a partire dal 2010, quindi forse direi assolutamente il più storico, è Informiamoci. È un progetto di mentoring motivazionale, come si dice di solito, e che promuoviamo all'interno delle scuole superiori. L'idea è di presentare a questi ragazzi, che spesso sono un po' spaesati e soprattutto non hanno ben idea di che cosa sia il mondo del lavoro, ma soprattutto cosa sia un mondo del lavoro non così tradizionalmente inteso, insomma. Ecco, noi andiamo lì, portiamo l'esperienza dei nostri soci, che il più delle volte fanno quei mestieri che neanche i genitori capiscono, insomma, no? Cerchiamo di raccontare a dei ragazzi delle esperienze professionali che spesso non sono così semplici da raccontare, ma che insieme aprono loro dei mondi e peraltro gli incontrano delle modalità di gaming, diciamo, quindi c'è una sorta di gioco di ruolo, di gioco delle parti che sicuramente incentiva e stimola la loro creatività e il loro talento. Dal 2013 questo è un progetto che portiamo avanti insieme alla CNA, Giovani Imprenditori, e appunto è uno di quei progetti che viene realizzato tra le varie antenne, cioè ogni antenna si cerca di fare carico di realizzare il progetto Informiamoci sul proprio territorio. Altri progetti che ci rappresentano molto, adesso non voglio tediarvi raccontandoveli tutti, però sicuramente uno che ha significato molto è stato A Caccia di Pionieri, che è stato una sorta di concorso che abbiamo lanciato nel 2013 per far emergere e mettere in rete i protagonisti del cambiamento. Questo vi dovrebbe già rimandare a quello che poi sarà il focus di questa giornata, cioè appunto il Festival delle Comunità del Cambiamento. Diciamo che un anno fa ancora ragionavamo per persone singole. Quindi abbiamo mappato 120 pionieri dell'innovazione in giro per il paese, selezionando poi le 10 storie più significative. E in qualche modo è stato il nostro, come dire, il nostro momento per renderci conto che effettivamente c'erano tante piccole onde di trasformazione e di cambiamento in azione già in Italia. Ognuno nel proprio piccolo territorio. Da lì è emersa con forza la necessità di mettere in connessione questi pionieri, di rendersi conto che forse appunto non sempre sono fenomeni individuali, ma più spesso questi pionieri hanno attorno a sé una rete, hanno attorno a sé una realtà più ampia, una comunità che sia formalizzata o che sia semplicemente spontanea. Comunque non sono loro stessi singoli individui, ma sono la rete che hanno intorno. Diciamo che A Caccia di Pionieri è stato un po' veramente il viatico per arrivare a quello che l'anno scorso è stato il Festival del Cambiamento. ci sono dei nuovi progetti di cui però preferisco parlarvi dopo, già all'interno della nuova strategia. Quindi vado avanti dicendovi che, spiegandovi un po', vabbè, del radicamento locale ve ne ho già parlato, vi dico soltanto le antenne che abbiamo oggi sono Milano, Roma, Torino, Bologna, Bruxelles, anche se perché comunque
ci sono tantissimi, incredibile, ma ci sono tantissimi soci di Arena che vivono all'estero e quindi il tema di come peraltro attivare e integrare e sfruttare, permettetemi la parola brutta, le esperienze dei nostri soci all'estero è un tema molto all'ordine del giorno, perché chiaramente come dire, è un po' un modo per anche cambiare prospettive, punto di vista e appunto, come dire, recuperare nuovi input e nuove linfe che vengano anche dal di fuori. E ci sono tante altre antenne nuove, è appena nata quella di Firenze e se ne vanno costituendo ogni giorno, mi viene da dire, anche perché costituire un'antenna non c'è niente di più facile, semplicemente ci sono persone che conoscono, vengono a conoscenza dell'esperienza di Arena e condividono chiaramente la nostra visione etica, i nostri valori e si mettono a disposizione dell'associazione. È la stessa cosa che succede per diventare fondamentalmente dei soci individuali o a maggior ragione dei soci collettivi. Non serve nient'altro che condividere la nostra visione e dire io voglio fare la mia parte. In Rena non c'è minimamente non ci sono blocchi perché non ci sono, come dire, selezioni. Oggi non è più così. Perché effettivamente. E vi parlo da una nuova socia di Rena, nel senso che io ho conosciuto l'associazione proprio un paio d'anni fa, quando ho partecipato, sono stata invitata a partecipare come professionista al progetto Informiamoci. Io di base mi occupo di management culturale, di produzione culturale e anche cinematografica, quindi è un lavoro, uno di quei lavori strani, appunto. Da far passare come lavoro soprattutto a degli adolescenti e quindi sono andata a portare questa mia esperienza e mi aveva molto colpito perché effettivamente è un'esperienza umana e tangibile. Per cui ho continuato, insomma, a sentir parlare di Rena fino a quando ho scoperto che essendoci l'antenna a Bologna ed essendo anche una delle attive, ho detto beh, insomma, proviamo ad avvicinarci in modo più concreto, in modo più continuativo, e di lì è stato un grande, mi verrebbe da dire quasi un grande frullatore. In realtà è una giostra, è una cosa molto, molto bella. Tu sei in Rena tante quante energie hai intenzione di dedicare a Rena, chiaramente nel rispetto di appunto un universo valoriale e un metodo che sono molto evidenti, ecco, una volta che ti sei avvicinato all'associazione. E quindi semplicemente per diventare soci individuali basta pagare una quota annuale che è molto simbolica, perché sono, adesso credo che siano 100 euro anche per il 2015 e chiaramente se si ha la fortuna di vivere in un territorio dove c'è già un'antenna, è più facile, come dire, entrare in medias res nelle attività dell'associazione. Se non c'è già un'antenna sul proprio territorio, però, ripeto, è altrettanto facile aprirne una, nel senso che basta essere magari più di una persona che però decide di importare, e soprattutto declinare sul proprio territorio l'esperienza di Rena. I soci collettivi più o meno è la stessa cosa, l'approccio voglio dire è lo stesso, cambiano chiaramente le tariffe, si tratta di ogni forma di organizzazione, quindi dall'associazione non profit all'impresa, alle start-up, agli enti pubblici, istituzioni, fondazioni, cioè non c'è veramente alcun tipo di limite. Se non quello appunto di riconoscersi nella missione civica di Rena e di desiderare di far parte di questa comunità degli innovatori.
non starei magari, ditemi voi se vi interessa entrare più nel merito specifico, ma direi che possiamo soprassedere. Farei già un passaggio su quello che è l'oggi, nel senso che, come vi dicevo, la settimana scorsa è stato eletto un nuovo consiglio direttivo che resta in carica 2 anni. Il consiglio direttivo è un organo di 7 persone che viene votato dall'assemblea. Devo dire che peraltro quest'anno è stata la prima assemblea in cui è stata un'elezione veramente tosta, in cui i candidati, tutti di altissimo livello, che chiaramente candidati sono già soci appartenenti alla vita associativa di Arena, hanno subito sono stati spremuti bene bene prima di arrivare alla definizione, all'elezione. Il consiglio direttivo in qualche modo si occupa di coordinare e ha determinate deleghe funzionali, ognuno di loro ha una determinata delega funzionale, e diciamo che si interfaccia con un altro organo che è il coordinamento nazionale, ovvero il gruppo composto dai vari capi antenna e i vari capi progetto. Questo nell'ottica di rimanere sempre piuttosto, insomma, allineati e aderenti. Chiaramente Arena si sta ancora rodando in questa nuova veste, perché comunque c'è stata una curva di crescita dei soci esponenziale da quando comunque è stata avviata questa nuova strategia di maggiore apertura. Quindi comunque è un'associazione che ancora oggi si sta confrontando con alcuni limiti anche strutturali che vanno affrontati. Però ecco, è anche bello assistere a come l'associazione stessa, che promuove innovazione e trasformazione, sta e ha innovato e trasformato se stessa negli anni. Questa è un'esperienza molto interessante. In sintesi, ecco, forse è il momento di fare un piccolo focus, nel senso che in questo effettivamente il ruolo del Festival del Cambiamento è stato piuttosto cruciale. Quindi vi spiego rapidissimamente di che cosa si è trattato. Si è trattato di un appuntamento che si è svolto a Bologna la scorsa tarda primavera, inizio estate, in cui siamo riusciti ad aggregare più di 450 partecipanti, 200 organizzazioni complessivamente, creando due momenti principali della giornata. È stata una giornata unica in cui, intensissima, cioè devo dire che ne siamo usciti tutti veramente scioccati nel bene e nel male dalla quantità di input, di informazioni, di stimoli, perché la mattina abbiamo avuto 13 interventi tematici, realizzati da speaker di livello veramente nazionale e internazionale, e il pomeriggio, diciamo che più o meno specularmente rispetto agli interventi della mattina, sono stati costituiti altrettanti tavoli di lavoro tematici, quindi sulla stessa falsariga. È stato un primo momento di chiamata raccolta queste famose comunità del cambiamento di cui parliamo sempre. La risposta è stata impressionante, oltre anche le nostre stesse attese, e diciamo che questo ha confermato, dal nostro punto di vista, l'essere sulla strada giusta, perché, ripeto, da lì in avanti l'associazione sicuramente ha assunto una visibilità che prima indubbiamente aveva meno. E di conseguenza la strategia oggi, in qualche modo, oltre, come vi spiegavo, a salvaguardare il ruolo dei progetti più storici e delle antenne, comunque sicuramente si sta attivando su queste tematiche che sono state individuate durante il Festival del Cambiamento. E quindi la logica attuale è quella di
in qualche modo esplodere dei percorsi continuativi durante tutta l'annualità su queste tematiche, quindi attivare tanti focus, tanti gruppi di lavoro che in qualche modo conducano anche attività a livello tematico che poi si intreccino chiaramente sia con i progetti preesistenti che con le antenne. Ditemi se è tutto chiaro, io intanto bevo un sorso d'acqua perché sono arsa praticamente. Non vi sento. Perfetto. Allora, per darvi un'idea degli interventi della mattina del Festival del Cambiamento e quindi dei tavoli che poi abbiamo attivato nel pomeriggio e quindi delle tematiche su cui Arena oggi decide di lavorare, abbiamo avuto Damien Lanfrey che ha parlato di innovazione sociale come teoria del cambiamento. Abbiamo avuto Ivana Pais e Simone Cicero che hanno fatto un focus sulla sharing economy e le comunità collaborative. Abbiamo avuto Stefano Micelli che ha parlato dei makers, degli artigiani digitali e del futuro della manifattura. Abbiamo avuto Alessandro Bollo che ha parlato di innovazione culturale e di cultura come opportunità di sviluppo. Abbiamo avuto Cristian Iaione che ha parlato chiaramente di beni collettivi e sussidiarietà e cittadinanza attiva. Abbiamo parlato di Open Gov e Open Data con Donatella Solde e Maurizio Napolitano. Abbiamo parlato di tecnologie, di come le nuove tecnologie cambieranno le nostre vite con Matteo Sarzana e di policy making e innovazione nella pubblica amministrazione e nel community organizing con Alessandro Fusacchia e Annibale D'Elia. Abbiamo avuto un denso e interessantissimo intervento dell'ex ministro Giovannini, una fotografia veramente lucida dello stato di salute del paese e è stata una sorta di cameo, insomma, però davvero gradito. E appunto tutti questi temi poi si sono ribaltati nei tavoli di lavoro del pomeriggio. E non è stato un'esperienza esente chiaramente da problematiche che dopo vi vorrei brevemente raccontare e soprattutto lasciarvi queste criticità come spunto su cui ragionare nel laboratorio che farete oggi pomeriggio, però tornerei un attimo alla nuova strategia e ai nuovi progetti proprio per farvi capire un po' come sta andando avanti questo radicamento, questa capillarizzazione di Rena. E vorrei parlarvene raccontandovi la storia del gruppo Cultura, che noi chiamiamo Presidio Cultura, proprio per distinguere questo percorso da quello del progetto puro e semplice. Spero che vi sia abbastanza chiaro ormai quali sono i vari centri di attività di Rena, quindi da un lato strutturale con le antenne, i progetti, eccetera. E i presidi, o come verranno chiamati, perché vi dico, vi sto parlando dell'oggi proprio, della contemporaneità, vi sto parlando del fatto che stanotte a mezzanotte eravamo lì a chiudere queste prime slide di restituzione di questo presidio cultura, quindi ci siamo proprio dentro, come si suol dire. Il presidio cultura è nato esattamente così, con un input, nello specifico mio, perché in quei giorni in cui si stava strutturando, appunto costruendo il Festival del Cambiamento, io ero appena entrata in Rena e nell'Antenna Bologna, quindi nello specifico che stava organizzando il Festival, e ho detto, se mi chiedete quali sono i temi e gli ambiti dove si sviluppa innovazione sociale,
secondo me non si può parlare, non si può evitare di parlare della cultura. E questo input è stato accolto, devo dire, subito, e non credo per mio merito, ma per il fatto che è oggettivo che la cultura è un driver di innovazione sociale. Abbiamo appunto fissato l'intervento della mattina con Alessandro Bollo di Fondazione Fitzcarraldo, e poi appunto si è avviato questo tavolo di lavoro del pomeriggio, curato da me e Tommaso Sacchi. Gli esiti sono stati molto interessanti, nel senso che abbiamo ricevuto dopo la giornata del 14 giugno diversi inviti come cultura, come gruppo di lavoro Rena Cultura, cioè no, in realtà non esisteva ancora il gruppo di lavoro Rena Cultura, sono esistite delle realtà di nostri soci o comunque di realtà già strutturate in ambito culturale, che ci hanno invitato a partecipare alle loro iniziative. Al che l'idea è stata, beh, non partecipiamo giusto per fare presenza, partecipiamo con concretezza, partecipiamo col metodo Rena, cioè cogliamo queste occasioni per organizzare dei tavoli d'approfondimento su determinate tematiche che individueremo insieme alle strutture che ci hanno ospitato per iniziare a tastare il polso, non che non ci fosse noto, ma comunque fa sempre bene un confronto ulteriore, del livello delle criticità legate all'innovazione culturale in Italia, per poi decidere cosa farne. Per cui io e Roberta Franceschinelli, che insieme a me segue questo gruppo, abbiamo partecipato tra settembre e ottobre a tre tavoli, cioè abbiamo, scusate, organizzato tre tavoli d'approfondimento in tre contesti preesistenti che penso voi conosciate bene, quindi uno è Artlab a Lecce, uno è il Nuove Pratiche Fest a Palermo, che è stata la prima edizione di questi 2 giorni veramente intensa di confronto sulle nuove pratiche in ambito culturale. E a fine ottobre a Faenza, in un altro festival che si chiama Cultura Impresa Festival, dove in questo caso c'era un confronto più stringente appunto sulla connessione tra la cultura e l'imprenditorialità. L'abbiamo fatto perché volevamo iniziare a costruire una nostra rete e capire come posizionare Rena in questo settore, che a differenza di altri in cui, che sono sicuramente più nuovi e quindi in cui Rena è essa stessa pioniera, cultura no, cultura è un settore più storicizzato, che ha già tanti player, per cui l'idea è stata non ci vogliamo entrare per forza, ci entriamo con la nostra specificità, diciamo. E quindi ad oggi stiamo declinando tutti i feedback e le connessioni che abbiamo creato, che abbiamo appunto che abbiamo recuperato in questo mese su e giù per l'Italia per capire come tradurlo in proposte operative. Proposte operative che non a caso vanno a intercettare quella che è la nuova strategia di Rena per il 2015 e quindi, come vi dicevo, lavorare per tematiche e attivando delle azioni e delle progettualità specifiche che coprano da un lato l'attività delle antenne, dall'altro ne aprono di nuove e creino progetti specifici. Nello specifico, quindi, di cultura, abbiamo individuato tre criticità principali del settore, o meglio, tre criticità principali alla diffusione dell'innovazione culturale, perché Rena comunque costringe alla focalizzazione, all'individuazione su determinati fenomeni. Cioè, rispetto a quello che vi ho detto finora, è chiaro che
all'interno di ogni ambito e settore, RENA andrà a intercettare quelle esperienze che sono significative all'interno della visione del percorso valoriale di RENA. Quindi non tutte, ma questo è inevitabile. Voglio dire, è inevitabile avere una visione entro cui ricondurre, no, il proprio operato. E le criticità che abbiamo analizzato, cioè che abbiamo individuato, che non sono chiaramente le uniche, ma appunto sono quelle che rispondono alla nostra visione, sono sicuramente il fatto che la cultura attualmente non è sdoganata, diciamo, come settore socio-economico rilevante e prospettico per lo sviluppo del paese. Questo significa quindi mancato accreditamento del settore verso l'esterno e un posizionamento del settore paritario rispetto ad altri ambiti chiave nella pianificazione e nello sviluppo dei territori. E questo significa chiaramente anche avere pochi investimenti nel settore. Questo direi che sono dati e nozioni che voi dovreste avere bene in quanto operatori. Un'altra criticità che abbiamo individuato indubbiamente è l'inquadramento e la stabilizzazione professionale dell'operatore culturale, forse anche una sua legittimità, forse anche un suo riconoscimento, nel senso che credo sarà capitato anche a ognuno di voi di trovarsi davanti alla domanda: sì, va bene, ma cosa fai di mestiere? E tu dici: no, sarebbe questo il mio mestiere, io faccio produzione, faccio management culturale. Beh, a me più di una volta mi hanno detto: sì, vabbè, ma poi per davvero cosa fai? Ecco, forse finché siamo a questo punto è un po' difficile poi anche essere promotori di una trasformazione più ampia, no? Che, cioè, finché non riusciamo ad essere riconosciuti come interlocutori principali per la trasformazione dei territori e per il benessere delle comunità, ecco, è un po' difficile generare un cambiamento d'impatto. La terza criticità che abbiamo identificato è un oggettivo e anche veramente problematico strappo tra gli attori del settore. Nel senso che da un lato che sono strappi dimensionali, sono strappi generazionali, sono strappi tipologici, sono strappi di visione. Ci sono due grossi attori nel settore culturale. Uno è un livello più istituzionalizzato, che volente o nolente fa spesso riferimento anche alle istituzioni culturali pubbliche, ministeriali, ma anche locali. E da un lato, dall'altro invece ci sono queste micro realtà dal basso, guarda caso, ma non è un caso ovviamente, che invece hanno forse meglio di altre, delle altre strutture intercettato queste trasformazioni che sono sotto gli occhi di tutti nel settore culturale, perché saprete meglio di me, insomma, il passaggio da un approccio completamente assistenziale o comunque in larga parte assistenziale a cui la cultura si è sempre rifatta, a un contesto in cui oggettivamente tanto fondi per proseguire in questo assistenzialismo, ammesso che anche prima fosse corretto filosoficamente, intendo, oggi non ci sono più. Quindi comunque è un paradigma in trasformazione, è un paradigma in cui inevitabilmente una maggior sostenibilità del proprio agire è necessario. E quindi, insomma, lì RENA ha individuato il proprio interlocutore, cioè le comunità del cambiamento in ambito culturale. Ed è su quelle che vuole in qualche modo scommettere, su cui vuole agire, che vuole rappresentare, con lo stesso metodo che ha in tutti gli altri settori, ovvero ponendosi come facilitatore di aggregazione, attivazione dei soci e dei partner di questo ambito,
e soprattutto di porsi qua in modo forse esplicito più che altrove come un punto di riferimento e di pressione, diciamo, per il superamento di determinate criticità. Come si declina tutto questo? Si declina che, ad esempio, il riconoscimento della cultura come settore socio-economico, paritario, diciamo, ad altri driver dello sviluppo, lo concretizziamo chiedendo alle nostre antenne e ai coordinatori dei progetti che esistono di coinvolgere e di tenere in considerazione la cultura al pari degli altri soggetti, a pari di altre tematiche, proprio perché vogliamo che in Rena ci sia una visione in controtendenza rispetto a quella che c'è nel paese, cioè non mi interessa avere anche in Rena la cultura come ancella che viene sempre dopo, che comunque è un bel hobby, è una cosa buona, bella e giusta, però insomma alla fin fine non è così rilevante. No, cioè cultura oggi deve essere trattata e valutata al pari degli altri driver di innovazione e trasformazione sociale. Ad esempio, questo si concretizza, per farvi un esempio molto pratico che vi faccia capire, all'interno del progetto Informiamoci, dove, come vi dicevo, si portano vari professionisti nelle scuole superiori, non potrà mai mancare un esponente, un operatore culturale, un esponente del settore culturale, un professionista del settore culturale. Mi spiego qual è il tipo di intervento. All'altra criticità che abbiamo individuato, cioè quella del lavoro culturale, insomma, della stabilizzazione della professionalità culturale, l'idea è anche in questo caso di avviare un tavolo di lavoro, un gruppo di lavoro continuativo, individuando però un socio collettivo che già opera in questo ambito, e da coinvolgere come referente per una restituzione annuale degli esiti del gruppo degli esiti dei lavori del tavolo. Cioè, anche in questo caso, l'idea non è riflettere, confrontarsi, per carità, quello è doveroso, ma teniamo sempre ad avere delle restituzioni concrete, a trasformare la riflessione in policy che possano essere sottoposte al decisore pubblico, possano essere sottoposte alle pubbliche amministrazioni come soluzioni di innovazione. Quindi sicuramente il filone del lavoro culturale sarà uno di quelli su cui Rena si concentrerà e cercherà di fare, permettetemi anche questa parola che non è così ben vista in Italia, di fare lobbying, perché fondamentalmente lobbying, ripeto, nel senso positivo che ha negli Stati Uniti, ad esempio, quindi non in quello che spesso, nell'accezione che invece spesso abbiamo in Italia. Perché se ci pensate, comunque l'operatore culturale, tra virgolette, evoluto, oggi come oggi, effettivamente una rappresentanza non ce l'ha. Noi non abbiamo intenzione di porci come rappresentanza in senso strutturato, di corpo intermedio, eccetera, ma sicuramente come facilitatore per l'emersione di tematiche, di soluzioni, di risposte a determinate criticità sistemiche, beh, questo sì, è nelle corde di Rena farlo. La terza problematica, e qui chiudo questo focus sperando di avervi fatto capire un po' cosa significa il metodo Rena, è che sulla criticità dello strappo tra attori del settore, beh, qui vogliamo proprio andare a infilare il coltello nella piaga, ideando un progetto dedicato. Perché? Perché proprio in questo settore? Sicuramente perché proprio per il ruolo che ha Arena, proprio per il discorso del posizionamento che vi facevo prima, cioè un'associazione che ha la capacità di parlare sia con le comunità,
quindi sia coi fenomeni dal basso, che siano spontanei, che siano strutturati, che con le pubbliche amministrazioni, che con i livelli decisionali, che con l'istituzionale. Allora, il progetto su cui vorremmo lavorare è un progetto che faciliti, che ricompatti questo strappo che si è venuto a creare tra cultura, tra virgolette, alta, istituzionale, e la cultura dal basso, portata avanti da piccole micro imprese, micro realtà, micro associazioni, perché questi due soggetti si completano a vicenda e non possono non dialogare, non possono essere ricompattati a favore del funzionamento dell'ecosistema nel suo complesso. Non entro di più nel merito perché entrare di più nel merito sarà già compito del Venturo gruppo di lavoro che ci lavorerà. Mi spiego quindi qual è l'approccio, cioè c'è stata una fase di ricognizione sui territori con le persone che abitano quei temi, quegli argomenti. Da questa fase di ricognizione sono state estrapolate delle criticità, sono state individuate sulla base dell'impianto valoriale, dell'approccio di Rena, del metodo di Rena. A queste criticità corrisponderanno delle azioni pratiche che Rena mette in atto, coinvolgendo e attivando i propri soci, non soltanto i propri soci, chiaramente anche tutti gli esterni che hanno motivo di essere coinvolti, che hanno competenze specifiche per essere coinvolti, chiaramente nell'ottica che sia soci, no? Perché più allarghiamo la famiglia, meglio è, più questo fenomeno di trasformazione, di cambiamento si radica e si amplifica, con un obiettivo però: cambiare, trasformare. Quindi non un dialogo che rimanga asfittico e fine a se stesso tra persone che decidono di spendersi, ma per tradurle in qualcosa di concreto, in linee di intervento che noi vogliamo sottoporre al decisore pubblico, che noi vogliamo sottoporre al policy maker, proprio in un'ottica, cioè non, in questo senso noi vogliamo risolvere la distanza e il conflitto che spesso si pone tra, che spesso esiste, la distanza che c'è tra la cittadinanza e la politica, diciamo, e le amministrazioni. Vi è chiaro? C'è qualcosa che sfugge, che non è. Perché se tutto chiaro, poi passiamo al discorso sul Festival del Cambiamento, però volevo un po' di feedback perché è come un po' se stessi parlando da sola da un'ora e quindi mi sento un po' sola, diciamo. No, non sei sola, non sei sola. Non so se ci sono delle domande specifiche sul ragionamento che è stato fatto da Chiara. No, io forse Chiara, Chiara, una domanda ce l'avrei, riguarda il contesto. Sento malissimo, Gabriele. Mi senti Chiara? Ok, Meglio, sì. una domanda ce l'avrei e riguarda il contesto di riferimento, cioè, nel senso se sulla base della tua esperienza, che arriva da Bologna, che immagino sia in una dimensione molto favorevole e fertile per agire nell'ambito culturale, se dalle altre antenne, arrivano specifiche criticità territoriali nell'approccio proprio di alcune azioni. O se il metodo risolve comunque sempre il problema di trovarsi davanti a un territorio che in realtà non vuole poi agire dal basso o spingersi verso una condivisione di idee. Guarda, allora, innanzitutto la politica di avere quelle, le antenne è proprio in quest'ottica, nel senso che era impossibile fare un lavoro efficace sui singoli territori e quindi sulle loro specificità senza avere dei referenti e delle persone che vivono e che abitano e che conoscono i singoli territori e le singole specificità.
Quindi, proprio perché Arena non ha delle logiche top-down che valgono per tutti e che vengono impartite da un direttivo e ognuno applichi quelle, è proprio il contrario, c'è cioè una logica bottom-up per cui è l'iniziativa territoriale, locale, che si fa interprete di un metodo e di un impianto valoriale. È chiaro che ti do due risposte, nel senso che da un lato è chiaro che si presume che ogni antenna sappia farsi interprete delle problematiche del proprio territorio. È l'esempio di quello che sta accadendo a Matera, ad esempio, dove i ragazzi di Casa Natural, che sono un po' i nostri referenti in loco, che è un socio collettivo, sta attivando dei percorsi tematici su quelle che sono le problematiche di quel territorio. Adesso io purtroppo appunto non sono così addentro, però so che c'è tutto il tema del petrolio, tutto quello che tutto il tema quindi dell'energetico. L'idea, cioè, loro la sentono come criticità locale e quindi lavoreranno su quello. Anche in questo, questa logica tematica che in qualche modo si aggiunge come griglia ai vari livelli operativi di Arena, va in questa direzione, chiaramente interpretare le vocazioni di ogni territorio. Dall'altro, non ti nego, perché insomma vorrei anche iniziare a parlare delle criticità, perché non è che sia sempre tutto rose e fiori in associazione, la criticità principale è che Arena è assolutamente volontaria, cioè l'attività che si svolge in Arena è veramente un'attività associazionistica, quindi volontaria. Io queste cose tengo a sottolinearle perché purtroppo c'è molta confusione sotto il cielo, come diceva Mao, quindi spesso le associazioni diventano produttori di beni e servizi e le imprese fingono di non avere profit per fare le associazioni, insomma c'è un po' di confusione. Beh, Rena è un'associazione pura e incarna esattamente i valori associativi, incluso quello del volontariato, che chiaramente potete immaginare che davanti a uno scenario che si sta complessificando come quello attuale, beh, insomma, comincia a diventare problematico perché anche in questo senso le azioni delle antenne e di Arena in generale comunque dipendono fortemente dalle competenze specifiche di ogni associato, di ogni socio e da quello che è disposto a mettere dentro l'associazione. Quindi, in questo senso ti do le due risposte, cioè da un lato è chiaro che che l'antenna, il radicamento dell'antenna è funzionale a un'interpretazione specifica di quel territorio, compreso il saper gestire le criticità di quel territorio. D'altro canto, è anche vero che spesso e volentieri dobbiamo fare i conti con le competenze che ci sono all'interno di ciascuna antenna ed è per questo che poi è importante che le antenne aumentino sempre di più e che si amplino sempre di più, quindi che tra le attività specifiche dell'antenna ci sia quella di aprirsi e di sondare il proprio territorio per attivare sempre più soci con sempre più competenze diverse. Ma che chiaramente questo è il leitmotiv solito, che condividano una serie di visioni e di metodi propri di Rena. Non so se ti ho risposto, però spero. Sì, assolutamente. Anzi, ti rifaccio pure un'altra domanda. Se c'hai un dato più o meno attuale sulla tendenza delle professionalità tra i soci, nel senso se c'è una figura professionale tra i 120 soci attuali che emerge particolarmente o comunque. Gabriele, scusami, ma mi arriva proprio disturbato. Allora, se c'è una tendenza tra i soci a livello professionale, nel senso che chi sta aderendo a Arena è una particolare figura professionale o se invece non segue una logica. No, non segue una logica, nel senso che da un lato sicuramente
il nucleo storico dei soci di Rena è un gruppo molto vicino alla formazione, molto vicino sì, insomma, all'istruzione, all'educazione, a un discorso proprio di politiche, di innovazione sociale, quindi il nucleo storico forse aveva una formazione più omogenea, però oggi c'è veramente di tutto, cioè all'Assemblea Generale. Ho conosciuto veramente ingegneri, ricercatori ipertecnici, me, che voglio dire, sono comunque assolutamente specifica su un argomento. Ci sono economisti, ci sono avvocati, c'è di tutto. Non ti nascondo che ci sono, cioè che comunque tutti gli esponenti sono veramente outstanding, non so come dire, cioè, a parte me medesima, che non, chiaramente non parlo di me, ma tutte le persone con cui ti confronti in Rena sono persone che, questo mi piace un po' recuperarlo, cioè che comunque puntano ad eccellere nella propria professionalità, non in un'ottica di arrivismo, ma in un'ottica proprio di credere come dire, nel valore della qualità dell'innalzamento del dibattito e quindi del merito, della competenza. Quindi quello che è impressionante quando fai questi momenti collettivi, perché poi cioè, Rena purtroppo cioè, lo scotto dell'essere un'associazione nazionale è poi non vedersi tanto spesso tutti di persona e questo sicuramente è uno di quegli aspetti con cui Rena deve fare i conti. Beh, insomma, quando però capita che ci si incontra tutti, anche se sono persone che hanno, ripeto, una formazione, un background e una professione diversa, comunque si sentono accomunati da quei quattro valori che vi dicevo prima, cioè apertura, trasparenza, equilibrio, responsabilità, che declinano nei loro ambiti e che, come dire, spingono sempre un passo in là i propri limiti all'interno del loro lavoro. E, come dire, non so se viene prima l'uovo o la gallina, cioè non so se prima uno ha già in sé, cioè coltiva già determinati valori e visioni e quindi spontaneamente si avvicina a Rena, o se è che una volta che ti sei avvicinato a Rena ti viene automatico poi portare il pacchetto, diciamo, Rena nella tua vita. Però se non è l'una è l'altra, insomma, e alla fine è un'alchimia che funziona molto bene. Chiarissimo, quindi hai risposto alle mie domande, quindi adesso forse proviamo a entrare nel merito del festival, almeno tranne se non ci sono altre domande, no? Innanzitutto vorrei capire se vi è chiaro, se vi è chiaro come è stato impostato il festival, perché comunque l'impostazione del festival permette, come dire, è un format se volete, e quindi in quanto tale poi può essere riempito di volta in volta di tematiche diverse. Cioè che per il festival che cosa è successo? È successo che ci si è trovati tra l'Antenna Bologna e il direttivo a dire ok, individuiamo quali sono quei settori che producono innovazione sociale, che producono cambiamento, che producono crescita in quest'ottica che vi ho descritto fin qua. E lì sono stati buttati giù questi ambiti, secondo noi, ma senza chiaramente una pretesa di esaustività. Quindi, da un lato, un primo input erano sufficienti quei temi che vi ho elencato? C'è qualcosa che mancava? Boh, sì, no, ragioniamoci. Poi c'è stato il momento degli speech della mattina,
quindi interventi credo di una decina di minuti, non di più, molto densi, molto pregnanti, con slide, però comunque fondamentalmente a braccio, che appunto interpretati da speaker preminenti, cioè comunque riconosciuti a livello nazionale e internazionale come preminenti su quei determinati temi. Poi c'è stata la parte dei tavoli di lavoro del pomeriggio, dove chiaramente in risposta ai temi esaminati la mattina, i vari presenti potevano prendervi parte. Qui c'è stato un primo problema tecnico, proprio organizzativo, nel senso che Rena aveva chiesto che ci fosse una preiscrizione ai tavoli di lavoro. Il problema è che la maggior parte degli iscritti sono arrivati all'ultimo e ci siamo trovati quindi con tavoli che pensavamo avessero una ventina di persone, che in realtà ne avevano 50. E questo purtroppo ha finito per influire anche sull'esperienza stessa, sia per una questione di proprio tecnica, cioè ci si faceva fatica a parlare e a sentire tutti perché non avevamo previsto microfonature, perché comunque condividevamo uno spazio, un grande salone, per cui per quanto cerchi di separare i gruppi, ci siamo sparsi un po' tutto, dentro tutto il palazzo che stavamo utilizzando. Comunque, insomma, c'era un bel rumore di fondo, diciamo. E dall'altro chiaramente complica anche i lavori, nel senso che c'è, no, c'è un trade-off inevitabile tra l'intensità del dibattito e l'estensione dei partecipanti, nel senso che più persone partecipano a un tavolo di lavoro, più è, non dico impossibile, ma sicuramente complesso approfondire i temi, approfondire le tematiche quando hai tante persone e hai poco tempo, perché poi comunque i tavoli di lavoro, se poi ci aggiungiamo un momento di restituzione finale, credo che adesso non vorrei sbagliare, ma siano durati non più di un paio d'ore, forse 2 ore e mezzo. Soprattutto i temi, diciamo i temi dei tavoli di lavoro, ecco, diciamo che erano, cioè, è stata trasposta la tematica della mattina e quindi spesso e volentieri era anche molto ampia come tematica da dibattere. Faccio l'esempio perché è la mia esperienza diretta, il tavolo che è stato chiamato Cultura e Turismo, che è quello che curavamo io e Tommaso, cioè capite che è come dire tutto. Allora, in 2 ore, far ragionare 50 persone sulle connessioni tra cultura e turismo, quando forse a monte ancora c'è tanto lavoro da fare per capire cosa intendiamo sia per cultura che per turismo, non dico tanto in generale quanto sempre nella visione Arena, beh, insomma, è stato piuttosto, come dire, piuttosto ambizioso come lavoro. Quindi questa secondo me è all'ordine del giorno come riflessione, come rendere più efficace la giornata, come rendere più efficace il festival, come posizionare il festival. E questo lo dico perché parlavamo con Gabriele appunto l'altro giorno dell'idea che voi oggi pomeriggio simulaste un'ipotesi di organizzazione di Festival delle Comunità del Cambiamento in Puglia. E io gli ho detto: guarda, che a noi farebbe anche molto comodo invece, non tanto una simulazione fittizia, ma che voi ragionaste davvero su come organizzare la vera seconda edizione del Festival del Cambiamento, che adesso non è detto che si svolga a Bologna, forse a Bologna piuttosto che itinerante, questa è un'altra delle questioni che sono in riflessione. Però ricevere degli input. Adesso mi dispiace che nessuno di voi abbia partecipato, però spero di essere riuscita a spiegarvi qual è stata l'esperienza e quindi quale possa essere anche il suo proseguimento. E in quest'ottica vi vorrei dare questi input, nel senso che
proprio per farvi capire qual è il metodo RENA, anche all'Assemblea Generale abbiamo creato diversi tavoli di lavoro. Questa dei tavoli di lavoro non vorrei che sembrasse un'ossessione, ma è perché chiaramente più rimpicciolisci i gruppi di riflessione, più riesci, come dicevo prima, ad andare dentro la tematica su cui stai riflettendo, a creare un dibattito intenso, il che, puntualizzo, ha sempre senso nel momento in cui poi c'è una restituzione collettiva, chiaramente, di quello che hanno fatto i tavoli di lavoro. E così è stato, per cui al termine del pomeriggio di questi tavoli di lavoro, c'è stato un momento di restituzione. Le risposte che c'erano state date, tra le risposte, tra le domande che c'erano state date, c'era quella inerente a come vedevamo il Festival delle Comunità del Cambiamento 2015, cioè che cosa era funzionato, che cosa non era funzionato e che cosa cambieremmo. Quindi io, se siete d'accordo, vi vorrei proprio leggere quelle che sono state le risposte al festival, in modo, cioè a questa domanda sul festival, in modo che non sono risposte, spesso sono proprio input, sono così flash, che però forse possono servirvi per ragionare nel pomeriggio. E premetto che la struttura stessa del festival è oggetto di dibattito, nel senso che comunque nella nuova strategia c'è la certezza di volerlo rifare, perché comunque è stato un momento fondante per l'associazione, un momento cruciale di visibilità per l'associazione. Però come ripeterlo, come replicarlo è oggetto di discussione. Di sicuro quello che già sapevamo, cioè quello che già prevedeva la visione, la pianificazione proposta dal direttivo, era quella di coinvolgere maggiormente i soci collettivi e i partner nell'organizzazione e nella gestione dei tavoli tematici. Non vi nascondo che l'anno scorso è stato fatto tutto molto in modo molto compresso e in modo molto concentrato, forse anche rispetto all'antenna di Bologna e quindi a quello che poteva attivare lei stessa. Poi sicuramente vorremmo prevedere un percorso più strutturato pre e post festival, nel senso che appunto per come è stato quello di giugno, è stato un fulmine a ciel sereno che è apparso, ha creato un grande scompiglio in termini positivi, ma non può rimanere un'azione isolata. E altre cose in ballo sono prevedere maggior presenza di ospiti internazionali, prevedere una maggior presenza di decisori politici e amministratori. C'era una grande mancanza. Sicuramente c'è la necessità di lavorare sul fronte ufficio stampa, sul fronte comunicazione, ma questo è un problema strutturale di Rena ed è anche un problema più che altro, più che problema, secondo me è un indicatore. Rena funziona tantissimo sui social, sui canali nuovi, diciamo, a livello di media tradizionale non passa nulla. Durante il Festival del Cambiamento, non mi ricordo più esattamente chi, a un certo punto davanti a una platea di 500 persone ha chiesto: "Ci sono giornalisti in sala?" Ha alzato la mano una persona e ha detto: "Sono qui a titolo personale e non della mia testata." Quindi questo, come dire, visto che Rena vuole che questo cambiamento diventi impatto forte, trasformazione forte dei territori, ecco, se non riusciamo ad avere questo tipo di pervasività che volenti o nolenti condiziona, è un problema. E rinnovare forse anche il parco degli speaker, perché comunque
diciamo che Rena sta molto consolidando certi ruoli, certe presenze che per carità non sono soltanto amici storici o soci storici dell'associazione, sono anche professionalità e figure, come dire, che non sono minimamente discutibili dal punto di vista del merito e della competenza, però è sempre in un'ottica di ampliarsi e di allargarsi, che non possiamo continuare ad avere sempre gli stessi interpreti. Quindi questo, diciamo, erano già riflessioni in atto, cioè già poste, come dire, come feedback interno, compiuto dal direttivo e dall'antenna di Bologna che l'ha organizzato, però appunto ci tenevo a darvi anche questi altri input che derivano da soci e ecco, ci tengo a dire che l'assemblea di quest'anno era piena anche di tanti soci nuovi che rappresentano un po' questo nuovo corso di Rena. Ripeto, cioè Rena ha avuto un'impennata di nuove richieste di associarsi altissime, per cui comunque ci sono persone che non sanno niente dei 5, 6, 7 anni precedenti a questo nuovo corso di Rena e magari c'erano anche tante persone che non erano state al Festival del Cambiamento a Bologna, quindi voglio dire, non voglio dire che quello che vi sto per dire vale tanto quello che potreste riuscire a dire anche voi oggi nel pomeriggio, però quasi, cioè nel senso non è l'esito di, non sono risposte date da persone che l'hanno vissuto potentemente, che hanno, cioè, sono risposte che ha dato una platea molto ampia, ecco, quindi ve li lascio come input perché secondo me è molto nelle corde del lavoro che andrete a fare dopo, insomma, anche se non siete stati partecipi di questo lavoro. Allora scrivono che il Festival delle Comunità del Cambiamento deve essere un po' un momento di convergenza per tutte le attività di Rena. Devono esserci tavoli di lavoro più finalizzati e bisogna essere in grado di fare follow-up. Il tema del follow-up è un tema molto sentito in Rena, nel senso che è una di quelle esternalità negative di questo ampliamento che sta vivendo. Abbiamo momenti veramente, c'è stato il cosiddetto autunno caldo, abbiamo avuto mesi in cui ogni giorno Rena era presente in più contesti, in più territori contemporaneamente con attività e progetti tutti molto interessanti e spesso purtroppo tra antenne e tra associati non passa tutta questa complessità, non passa tutto questo pluralismo. Quindi l'associazione stessa sta ragionando e sta studiando quelle che possono essere nuove modalità di engagement dei suoi propri soci. E sicuramente tra questo un follow-up, dei metodi di follow-up più strutturati, quindi anche del Festival delle Comunità del Cambiamento, sono argomenti molto 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 sentiti. C'è chi scrive non mettere solo in rete le comunità, ma iniettare un virus Rena, che insomma in qualche modo lo è. Adesso il virus anche in questo caso è inteso un po' con un'accezione negativa nel linguaggio comune, però credo che spieghi molto bene che tipo di impatto ha Rena nelle vite di chi la incontra. C'è chi suggerisce che la sede sia itinerante, quindi non sia fisso a Bologna. C'è chi parla della necessità di uno scambio e di una relazione tra i partecipanti. Cioè, quindi di momenti di scambio e relazione di partecipanti, quindi direi networking più stringente. C'è chi dice meno temi, ma identificare un filone, un tema dell'anno su cui declinare le varie
Le varie anime di Rena? Oh, punto di domanda. Restituire di nuovo, non dissipare ciò che viene aggregato, non dissipare tutte le realtà che hanno partecipato. Non tutti i partecipanti al Festival delle Comunità del Cambiamento erano soci. Tuttavia, tutti i partecipanti, è chiaro che si riconoscevano in uno spettro valoriale di Rena e quindi erano soci potenziali. E quindi mapparli e coinvolgerli, ingaggiarli di più, sicuramente è fondamentale. Restituire quindi un censimento di queste comunità, creare una connessione che vada oltre quella giornata o quelle 2 giornate di festival. E fare un marketplace dei progetti attivi. Come vi dicevo prima, Renda non si trova spesso tutta faccia a faccia, quindi in quei momenti effettivamente condividere tutte le attività che vengono fatte è importante. E una maggior definizione delle aree, evitare sovrapposizioni, dare visibilità alle realtà di cui i soci fanno parte. Quindi sempre questo discorso del va bene le persone singole, ma ragioniamoci in termini di comunità. Dicono che bisogna risolvere forse un altro trade-off che c'è tra la necessità dell'essere evento pubblico. Perché in fondo il Festival del Cambiamento è stato un evento pubblico per Rena, ripeto, non soltanto aperto agli associati, e dall'altro l'esigenza di cogliere l'essere tutti insieme per fare anche degli approfondimenti tecnici. Cioè è chiaro che si parlano 2 linguaggi differenti in un momento di confronto pubblico, di dibattito pubblico. Rispetto a un confronto tecnico più strutturato, quindi forse queste sono 2 anime che o si trova il modo di conciliare o a una bisogna rinunciare. Un tema che è emerso è il saper abitare le reti, nel senso che Rena è la madre dell'idea, del concetto di networking, cioè l'obiettivo principale di Rena è attivare e facilitare le relazioni e l'azione dei propri associati, dei propri soci. Il rischio è di diventare un passamano, di diventare un luogo dove appunto le persone si incontrano, si confrontano, spesso generano valore, creano nuove progettualità e Rena è stato solo un'occasione, cioè quindi trovare appunto la possibilità l'idea di abitare questa attività di networking, di dargli in qualche modo un'impronta, di rimanere poi all'interno del networking che crei, sicuramente è un tema. E fare un festival più lungo, quindi più giorni, e fare sì che i temi del lavoro dei tavoli diventino momenti permanenti, cioè diventino tavoli di confronto permanente e questo mi viene da dire è ciò che infatti è già in atto. C'è chi dice parliamo di più delle criticità, non soltanto delle storie di successo. È vero, nel senso che sicuramente Rena ha un approccio molto costruttivo e molto poco destruens, molto poco lamentevole. Ciò non vuol dire che sicuramente sia all'interno della propria esperienza, sia all'interno dell'esperienza delle comunità che interpreta, non esistano storie di insuccesso. Anzi, l'insuccesso credo che sia un passaggio fondamentale per arrivare al cambiamento, alla trasformazione, perché facendo si sbaglia e se non si fa non si cambia, quindi insomma è inevitabile. E sì, appunto, è capire cosa fare del format in sé, dargli degli obiettivi, insomma, o serve per mappare il contesto, o
serve per accelerare le attività o serve come momento formativo? Cioè, questo richiama un po' quello che vi dicevo prima, conciliare, cioè, a giugno abbiamo concentrato in 8 ore, credo, 10 ore, insomma, comunque in una giornata, tanti approcci e tanti aspetti, tante metodologie di lavoro, tante diverse situazioni. E ce n'era bisogno, c'era bisogno forse di dimostrarsi di essere in grado di farlo e di restituire la massa critica a cui Arena è arrivata. Però appunto bisogna poi strutturarla dandogli una forma un po' più organica e quindi un po' più efficace anche da certi punti di vista. Se devo darvi il mio parere personale, gli speech della mattina sono stati tutti di una bellezza e di una veramente, veramente stimolanti. E i tavoli del pomeriggio sicuramente sono stati importanti, ma io personalmente, conducendone uno, vedendo le reazioni delle persone che hanno partecipato con me, non ho capito esattamente cosa abbiamo fatto. Cioè, è stato sicuramente un momento di confronto, ma molto estemporaneo e non finalizzato. Quindi questo è un aspetto che indubbiamente va maggiormente compreso e approfondito. Io direi che più o meno, insomma, lo scenario è questo. Forse l'unica cosa che vorrei lasciarvi in più, se lo credete, è parlarvi dei nuovi progetti che sono in ballo in questo momento e di quest'ultima anima di Rena che si aggiunge tanto per cambiare tanto per non perdere mai in quanto a complessità, cioè l'attività di servizi, tra virgolette, che in qualche modo Rena mette in atto, nel senso che per tante ragioni, sia per aumentare l'impatto delle attività associative, ma anche, non vi nascondiamo, per coprire parte dei costi delle proprie attività istituzionali, perché appunto, se noi siamo i primi a sostenere logiche di sostenibilità, dobbiamo anche pensare alla sostenibilità dell'associazione, che sicuramente può contare sulle quote associative, ma non sono sufficienti, può contare sull'attivazione di sponsor, ma comunque è un'attività di fundraising molto mirata e molto, come dire, comunque da approfondire, da esplodere. Per cui succede che, anche perché, scusate, a fronte del fatto, questa è una cosa che ho omesso, che proprio per gestire questa esplosione dell'associazione abbiamo introdotto nello statuto la possibilità di avere dei soci dipendenti, quindi dei soci lavoratori. Davide Agazzi, che è stato segretario generale dello scorso consiglio direttivo, si è dimesso. Proprio perché dovrebbe, cioè non dovrebbe, è entrato ufficialmente a far parte dello staff operativo di Rena come direttore. Chiaramente era un passaggio necessario, però un passaggio che ha dei costi, quindi anche questo sono tematiche che l'associazione deve tenere in considerazione. Per cui capita che più di una volta siamo stati ingaggiati in attività, tra virgolette, di servizio, nel senso che proprio per non smentire anche tutto il discorso sull'associazionismo che ho fatto prima, è chiaro che sono attività residuali all'interno dell'attività istituzionale dell'associazione, ma al di là di una questione legale, diciamo che ci interessa il fatto che quei servizi siano comunque nell'ottica di Rena e forieri per l'associazione di nuovo valore. Però effettivamente capita, cioè capita che la Regione Toscana ci chiami per fare Act Toscana, che è stato un hackathon civico realizzato da Rena insieme a Fondazione Sistema Toscana all'interno dell'Internet Festival di Pisa,
con l'obiettivo di aumentare l'engagement civico e la collaborazione dei cittadini tra cittadini e PA. Insomma, quello alla fine tecnicamente è stato una sorta di servizio che abbiamo fatto, è stata una sorta di chiamata. Cioè, se vuoi c'è una sorta di SOS Arena, venite su questo territorio, abbiamo un problema, Houston abbiamo un problema. E quindi Arena è disponibile in questo senso, ma chiaramente si pone anche in quest'ottica un codice deontologico forte, cioè non è che se uno ci chiama per chiederci ci fate un sito internet, noi diciamo di sì. Rena si attiva laddove le vengono proposti progetti che le consentono di sviluppare prototipi innovativi sui temi al centro del dibattito di Rena, della vita associativa, quindi non qualsiasi tipo di servizio Rena lo fa. Rena si attiva se c'è un socio individuale o collettivo che promuove questa richiesta, quindi non è che chiunque può proporre un progetto esterno e noi partiamo. Rena si interessa se c'è un impatto diretto sulla definizione di politiche, implementazione di politiche pubbliche, sempre rispetto a quei temi rilevanti per l'associazione. Cioè, Rena si impegna in questo tipo di servizi a chiamata, se vogliamo chiamarli così, quando c'è la possibilità di far interloquire, cioè quando c'è la possibilità di replicare, proprio l'apertura anche da parte del committente di importare e replicare il metodo Rena. Quindi, come dire, ci chiamate se condividete il nostro impianto valoriale e la nostra autonomia soprattutto operativa. Questo appunto è stato un caso come quello di Act Toscana, però ci tenevo anche a darvi appunto insieme a tutto il discorso su cultura che vi ho fatto anche un piccolo focus sulle altre attività che ora sono in atto, perché come dire, non è una presentazione fine a se stessa, ma è sempre per mettervi in circolo e darvi idea di quello che facciamo. Allora, prima di entrare, poi penso che andiamo sulla fase conclusiva, no? con i nuovi progetti, ti provo a fare un passo indietro, sul festival, giusto per chiudere un po' il cerchio. Perché a me la cosa che mi incuriosisce dei festival, soprattutto poi un festival della comunità del cambiamento dove non c'è un'operazione commerciale dietro, è la sua sostenibilità. Sostenibilità sia a livello di operatori che sono impegnati nell'organizzazione, cioè quanti eravate, cioè come avete lavorato, come avete mappato, c'era solo una persona che mappava gli innovatori d'Italia e poi ha chiamato le altre associazioni per i tavoli tecnici, è stato un qualcosa che poi si è evoluto da solo con gli iscritti che man mano arrivavano. E la seconda è proprio una sostenibilità economica del festival. Perché ho visto per esempio c'era Unipol, no? come partner del Festival della Comunità. Anche lì c'è stato un gruppo di lavoro che ha lavorato in quella direzione o solo una rete di contatti che già ci avevate e quindi è stato facile metterli in piedi? Allora, la prima risposta è che ci abbiamo lavorato in molto pochi. Io peraltro, ripeto, non mi voglio assumere, come dire, oddio, non mi viene la parola, onori che non ho, nel senso che, ripeto, io ho dato un contributo molto piccolo e che è stato recepito ed è stato molto bello nella dimostrazione, cioè perché è stato dimostrativo dell'approccio. Però ti dico, tecnicamente è stato strutturato dalle persone dell'antenna di Bologna in dialogo col direttivo, ma ti parlo di poche unità, cioè ti parlo di 4-5 persone effettivamente operative sul festival. Questo è anche un altro dei problemi di Rena, nel senso che una delle criticità che ha è che a volte, non per non volontà, ma proprio per
difficoltà oggettiva di chi partecipa, cioè di chi è socio dell'associazione, diventa un po' un armiamoci e partite, nel senso che chiaramente ci sono tanti soci, ma poi i soci realmente attivi non sono mai abbastanza. E per realmente attivi vuol dire che un conto è il momento interessante di ideare il festival, un conto poi è far stampare i banner, per trovare il service tecnico, trovare le location, quindi insomma tutte quelle questioni molto terra terra che un po' tutti noi conosciamo, insomma. E in Rena vogliamo che ci sia questa logica di oggi sono il referente del settore, domani faccio il portatore d'acqua. Oggi sono lo speaker alla Summer School, domani porto su e giù i pasti dei ragazzi tra i sassi di Matera. Cioè, quindi chi ha lavorato al Festival del Cambiamento, poche persone e si sono veramente ammazzate. Come si è fatto in modo, sì, grazie alla rete che preesisteva, ed è questo per cui vi ho letto prima tra le un po' già insomma, come dire, il riassetto del festival si prevede una strutturazione maggiore, un ampliamento della rete degli speaker, un coinvolgimento maggiore dei soci, perché comunque diciamo che quest'anno, un po' per la velocità, un po' proprio per l'esperimento che è stato, si è fatto molto affidamento verso quello che era già una rete consolidata, che sicuramente ha uno storico, cioè non è a sé stante, come vi dicevo, comunque è stato in qualche modo l'evoluzione fisiologica del progetto A Caccia di Pionieri, cioè sicuramente il progetto A Caccia di Pionieri aveva rivelato già una serie di interlocutori, una serie di interlocutori e relative comunità, quindi comunque potevamo già contare su una nostra comunità da attivare. E di sicuro sono processi che, se vuoi appunto formattizzare, cioè rendere replicabili sul lungo periodo, vanno un pochino più strutturati, un po' più affinati. Allo stesso modo ti rispondo sul fundraising, cioè non nascondiamo che da un lato i contributi del main sponsor come Unipol, ma anche di tutti gli altri sostenitori, o anche semplicemente l'aver avuto condizioni favorevoli, tipo nel noleggio della sala, che eravamo a Palazzo Reinzo, che è il palazzo principale di Piazza Maggiore a Bologna, è stato possibile grazie alle relazioni private di ciascuno di noi, nella fattispecie di Michele D'Alena, nella fattispecie di Roberto Franceschinelli, nella fattispecie di Letizia Piangiarelli, di Francesca Mazzocchi, cioè comunque è molto labile per il confine tra è molto labile, ma insieme estremamente trasparente e rispettato il confine tra la professionale di ciascuno e la competenza che porta in rena. Labile perché inevitabilmente a volte l'associazione ha bisogno che i soci mettano e apportino la propria rete in tutti i sensi. Trasparente perché chiaramente è uno di quei temi di cioè, che rena come dire, monitora e controlla assolutamente. Quindi ognuno di noi sta molto attento a capire ciò che è giusto fare per Rena senza creare dei conflitti di interesse rispetto alle nostre singole professionalità. D'altro canto, sarebbe ipocrita tenerle fuori. Sarebbe anche poco funzionale rispetto agli obiettivi di Rena stessa, quindi di portare esperienze di successo, di innovazione, di cambiamento, eccetera, 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 dentro le strutture, a volte anche enormi, in cui i soci sono coinvolti. Quindi
Quindi anche in questo senso ti rispondo dicendo sì, il Festival del Cambiamento, il primo Festival del Cambiamento di giugno a Bologna è stato frutto di un lavoro molto intenso dei soci di Bologna che l'hanno promosso. Lodissimo, tantissime lodi a loro, a noi, però anche la necessità di smarcarsi da un impianto troppo personalistico, non in senso negativo, cioè proprio perché non è giusto che l'associazione viva soltanto del prosciugare il socio delle sue capacità e delle sue reti e delle sue disponibilità. Anche in questo senso si sta ragionando su una strutturazione maggiore dello staff operativo di Rena, perché è necessario che appunto un settore come il fundraising sia maggiormente strutturato e non sia appannaggio della disponibilità o meno del singolo socio che riesce più o meno, cioè non so se mi sono spiegata. Allo stesso modo a livello organizzativo servono sempre più persone che, cioè non tutti possono solo ideare e fare e dirigere dall'alto, ci vogliono anche tante persone che poi si adoperino molto nel concreto, quindi per farti, insomma, spero di essere riuscita a risponderti, ecco. No, in realtà le varie domande sarebbero andate tutte in quella direzione, insomma, tra sostenibilità organizzativa e sostenibilità economica, perché era un po' il dubbio su come ci si muove su operazioni simili. Volevo capire invece il meccanismo, questa è l'ultima e poi possiamo passare alla fase conclusiva, invece il meccanismo delle iscrizioni con una quota partecipativa. Nel senso, se quella con la quota partecipativa, nel senso che c'era una quota, no, di iscrizione, ecco, se quella quota era rivolta comunque a tutti i partecipanti, sia pubbliche sia responsabili nelle pubbliche amministrazioni come le associazioni, nel senso che per aderire era l'unico metodo, solo gli speaker sono stati invitati, diciamo, questa era la domanda, solo gli speaker erano gli unici ufficialmente invitati gratuitamente, mentre gli altri poi hanno dovuto aderire a pagamento. Esatto, sì, era così. Cioè a parte gli invitati, cioè a parte gli speaker e a parte, penso, no, forse anche io ho pagato, cioè tutti noi soci abbiamo pagato, anche chi ci ha lavorato più concretamente, quindi sì, la quota di partecipazione era per tutti. Era più che altro magari a copertura dei pranzi, insomma, anche, cioè, per dirvi, appunto, in un'ottica di sostenibilità, l'assemblea generale, ad esempio, quindi anche un momento associativo, cioè un momento della vita associativa esclusivamente interna, quindi senza nessun risvolto pubblico, ognuno di noi versa una quota. Abbiamo versato una quota per il noleggio della sala, abbiamo versato una quota per il pranzo, perché comunque è un tema anche questo, nel senso che da un lato si sente la necessità appunto di moltiplicare gli incontri vis-à-vis, diciamo, dall'altro è chiaro che per un'associazione nazionale significa che ogni volta battezzi un luogo diverso per ovvie ragioni di venire incontro alle diverse territorialità, ma vuol dire anche tanti soldi, perché comunque 2 giorni di assemblea generale a Roma per una persona che viene da fuori ha un costo rilevante. E quindi capire
come conciliare la necessità di moltiplicare queste occasioni di confronto di persona con il non gravare troppo sulle tasche dei singoli associati, c'è di sicuro non è una soluzione che si troverà nel breve periodo, nel senso che, ripeto, per quanto sia già nella strategia 2015 di, da un lato, come vi dicevo, avere uno staff che lavori più stabilmente su questi aspetti trasversali e strutturali, dall'altro imporsi il fatto che ogni progetto debba avere una sua sostenibilità, facendo anche un certo budget preventivo, insomma, di ciò che possiamo o non possiamo permetterci, va in una direzione di sostenibilità dell'associazione stessa, insomma. Bene, credo che possiamo avviarci, Chiara, sulla fase conclusiva, anzi, se ritornare su quel discorso dei nuovi progetti, perché diventa. Sì, ma questa è una cosa in più che vi lascio, che se vi fa piacere, insomma, non so quanto sia utile al dibattito. Di sicuro posso dirvi che vabbè, vi ho già spiegato di cultura, quindi questo indubbiamente è uno delle attività su cui lavoriamo. Sui nuovi progetti su cui lavoreremo, ve lo ribadisco perché so che la vostra platea è di associazioni culturali tendenzialmente, quindi magari potete essere particolarmente interessati a questo percorso. Nel caso, a stretto giro, verrà rilasciato del materiale di restituzione del percorso che abbiamo fatto e soprattutto del percorso che faremo. Quindi magari tramite il sito o comunque tramite Gabriele, se vi interessa, tenetevi aggiornati. Però questa logica per, come dire, verticale per temi chiave la stiamo portando avanti anche sul tema della sharing economy, per cui c'è già in cantiere lo stesso tipo di percorso di cui sarà capofila Matera, quindi con i soci collettivi di Casa Natural e di Collaboriamo. Lo stesso percorso verrà fatto sul tema dell'innovazione sociale attraverso il coordinamento del socio collettivo Social Seed, che è una startup di nostre socie che lavora su questi temi. Lo stesso lavoro sarà fatto sugli Open Data e l'Open Gov con Wikitalia, sui beni comuni con l'Abgov. Insomma, diciamo che questo è l'approccio per temi che vi ho esploso prima, focalizzando su cultura, è parte delle nuove attività. E gli altri progetti che sicuramente porteremo avanti e implementeremo sono la Summer School a Matera e il Festival del Cambiamento, di cui abbiamo parlato ampiamente. Altri due tavoli, altri progetti interessanti che stanno venendo sviluppati in questo momento sono: il primo si chiama Giovani United ed è un tavolo informale delle rappresentanze giovanili delle principali associazioni di categoria, quindi CNA, Confindustria, Coldiretti e Confcooperative e dei giovani della CGIL, nell'ottica di, come dire, attivare una mobilitazione per la promozione del lavoro giovanile trasversale. Quindi questo, insomma, è un tavolo di lavoro che è già in atto, che vorremmo avesse sempre più uno sbocco concreto, quindi un luogo di confronto e di collaborazione che al momento non esiste se non appunto negli incontri interni che sono stati fatti sul progetto. E quindi l'idea sarebbe di riunire nel corso di un fine settimana circa 10 referenti per ciascuna organizzazione, spingendo tutti questi soggetti a conoscersi meglio e a poi produrre il solito discorso della concretezza, produrre output sul futuro del mondo del lavoro e delle politiche di sviluppo economico, sull'impatto del digitale sull'economia italiana, sul futuro delle organizzazioni di rappresentanza. Quindi comunque
avere un momento di confronto frontale tra tutti questi soggetti sul tema del lavoro giovanile. L'altro progetto che è in atto adesso si chiama Eterno Presente e anche questo è un progetto molto interessante e trasversale, moderato dal giornalista, coordinato dal giornalista Simone Spetia. Che ha nel suo nome la risposta a cui sì, che ha nel suo nome la domanda a cui vuole rispondere, cioè noi siamo in un contesto di eterno presentismo, nel senso che non si riesce mai a fare una riflessione sul futuro e su una visione prospettica di medio-lungo periodo delle tematiche strategiche per il paese. Quindi diciamo che sono realizzati questi incontri con esperti di ogni settore, quindi anche in questo caso torniamo al discorso alla matrice per temi di Rena, dove si fa questo tipo di approfondimento di prospettiva. L'ultimo progetto che ha avuto molto, molta risonanza, forse non so se ne avete sentito parlare, si chiama Create ed è un concorso internazionale di idee. Promosso da Arena, Banca dei Monte dei Paschi di Siena e del Comune di Rieti per riqualificare un'ex area industriale della SNIA Viscosa che insiste sul territorio di Rieti, che chiaramente, come accade in tanti contesti cittadini, è un luogo in totale dismissione, quando prima era luogo di grande produzione e quindi Rena sta facendo questa call per individuare scenari futuri per quello spazio e renderlo quindi un nuovo sito produttivo, chiaramente diverso da quello che era nei decenni precedenti, renderlo un luogo di formazione e uno spazio culturale. Abbiamo lanciato questa call. E che in qualche modo richiama uno storico progetto che Rena ha fatto, forse anche questo ne avete sentito parlare, si chiama Coauletta, e anche in quel caso era un concorso di idee internazionale coordinato da Rena con l'obiettivo di selezionare idee innovative che ridessero vita il piccolo comune di Auletta, che era, cioè è un comune terremotato in Irpinia. Interessato da fenomeni di spopolamento, interessato da un intervento che aveva musealizzato in qualche modo il centro storico, creando questo parco a ruderi di Auletta, quindi non lasciando, come dire, il segno del terremoto e dello spopolamento successivo al terremoto dell'Irpinia. E anche in quel caso erano arrivate tantissime idee, è stato un processo partecipativo molto interessante. Io ho partecipato come applicante a quell'epoca e devo dire che era stato un contesto assolutamente di stimolo. E, purtroppo era un processo che si era interrotto a causa di poi. Cioè, era una formula di bando pubblico molto innovativo per come siamo abituati a concepire i bandi pubblici, tanto più considerando che si parlava del 2011, ed è anche la ragione, credo, per cui molti progettisti avevano deciso di applicare. Forse anche troppo ambizioso per come descriveva queste modalità innovative con le pubbliche amministrazioni, e non a caso si è interrotto per un po', però è appena arrivata la buona notizia che il percorso dovrebbe ripartire e quindi che dovrebbe darsi seguito come dire, all'idea progettuale che ha vinto quel bando e quindi, seppur con un po' di ritardo, insomma, il processo di innovazione, di trasformazione di questa. Di un tema grosso come quella del bando pubblico, anche ma non solo in ambito culturale, ha dato seguito, anche se con tempi, come dire, più lunghi di quelli che ci eravamo previsti. Rena è un po' una fenice in questo senso, riesce sempre a trarre
il massimo dalle proprie esperienze passate e ricontestualizzarle nel presente, e rimanendo lei per prima veramente in ascolto del presente. E forse questo riesce a farlo proprio a fronte della forza che hanno i valori e l'etica che tiene tutti i soci insieme. E quindi diventa, come dire, molto fisiologico a quel punto poi tradurla in progettualità concrete che, per quanto diverse tra loro e per quanti soci siano diversi tra loro, riescono a dare un'idea di organicità e di unitarietà all'esterno molto forte. Io vi sento bene, per cui ditemi voi. Bene, scusa, perché, cioè, per dirti, tutto il percorso cultura è nato dal Festival del Cambiamento, per cui non. Sto pensando, non vorrei dire sciocchezze, nel senso che chiaramente sapere esattamente qual è la scintilla che ha attivato ogni singolo progetto non te lo so dire. E posso dirti, ad esempio, Prova come? a riformularti la domanda. Dai tavoli di lavoro che sono stati fatti durante il Festival del Cambiamento, sei a conoscenza di qualche struttura che è rimasta, diciamo, anche oltre il festival, qualche tavolo di lavoro permanente, qualche nuovo Guarda, allora soggetto di lavoro? so che c'è stato un incontro molto fortunato sul tema della nuova agricoltura, nel senso che c'è stato un incontro tra Rural Hub, che ha sede in Campania, e tra i Coldiretti, perché noi avevamo lì come soci collettivi i giovani della Coldiretti, quindi comunque so che tra loro sta andando avanti una progettualità. Così come ti confermo la risposta, cioè comunque tutto il tavolo di lavoro cultura, che al momento tra i vari tavoli tematici è il più avanzato, ha avuto origine veramente lì, cioè così come ve l'ho raccontata, cioè l'input di Chiara Galloni che dice: perché non ci mettiamo anche cultura all'interno dei tra i driver di innovazione sociale? Ah, ok, mettiamoci anche cultura. E da lì, un po' tramite, cioè, grazie alle energie che ci abbiamo profuso io e Roberta, un po' anche grazie all'apertura dell'associazione, poi ha preso la piega che ha preso, però tecnicamente è partito da quell'occasione del festival. Gli altri progetti che ti ho detto, in realtà, vabbè, alcuni sono preesistenti, anzi, probabilmente hanno contribuito a portare lì
persone al festival, quindi mi riferisco alla Summer School e mi riferisco a Informiamoci, progetto nelle scuole. E altri come Create, cioè come il progetto di Rieti, lì credo che in realtà, cioè è chiaro che la logica del riuso di beni, di spazi in dismissione, insomma, sono retoriche che sono molto presenti e quindi che in ogni caso sono emerse, quindi anche queste economie collaborative per il riuso di spazi dismessi, cioè sono, diciamo, narrazioni che sono state chiaramente in modo trasversale molto presenti anche nel festival. Da lì a dirti che il progetto su Rieti sia nato dal festival, io oggettivamente non te lo so dire. Ho idea che sia più il frutto di un lavoro territoriale dell'antenna di Roma e limitrofi, in quel caso specifico. Di sicuro c'è una coerenza tra i progetti e tutto quello che è accaduto al festival, per il solito discorso per cui in Rena un po' tutto torna e un po' tutto si rimanda l'un l'altro. Giovani United, ad esempio, è come dire, essendo un tavolo, un progetto che vede collaborare tanti nostri soci collettivi, che erano presenti al festival, anche è inevitabile che abbia una connessione. Eterno presente è ancora, non te lo so dire, questo sinceramente non ti so dire che tipo di gestazione abbia avuto. Ho idea che sia una progettualità che è arrivata dall'esterno, cioè un input che è arrivato dall'esterno e che l'associazione ha recepito e ha fatta proprio chiaramente sulle tematiche che la interessano di più. Però sì, non c'è un, come dire, non c'è un rimando immediato, ecco, tra i progetti e non tutto si trasforma in progetto e non tutti i progetti nascono da lì, questo no. Sembra tutto Io molto chiaro, ci ha fatto una bella panoramica su quello che era. Quindi diciamo il risultato principale e fondamentale di un festival come quello che avete organizzato è la creazione di una rete di professionalità, di attività, di attivismo, di associazioni, che poi magari si spera rimangano in contatto per poter diciamo, conciliare tutte le idee e le istanze presenti su un territorio, diciamo, mettere in circolo. nell'ottica dello sviluppo economico e sociale di quel territorio. Non ci sono domande, se per te va bene possiamo anche, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no possiamo anche chiudere questa fase. Quindi se voi avete domande ho ancora una decina di minuti, se no vi saluto e vi ringrazio molto di questa possibilità e spero che insomma vi sia stata utile, ecco. E soprattutto aspettiamo gli esiti della vostra attività del pomeriggio perché ci interessa molto vedere che tipo di restituzione riuscite a dare, insomma. Va bene, ci risentiamo allora e vediamo di farti una panoramica sul laboratorio pomeridiano. Ti Grazie a ringrazio. tutti. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao. Va bene, dopo questa prima parte introduttiva del progetto Rena, con una panoramica su quello che è stato il festival, diciamo, le finalità e i risultati, ci vediamo nel pomeriggio per una fase laboratoriale di progettazione sullo stile associazione progetto Rena. Grazie.